problematiche delle malattie allergiche, che sono decisamente in aumento, colpiscono soprattutto pazienti sia in età giovanile e ultimamente anche pazienti che hanno età più avanzate. Età giovanile, noi vediamo pazienti dai 14 anni in avanti e nelle patologie avanzate, nelle età avanzate anche sia malattie dell'apparato respiratorio che malattie dell'apparato gastroenterico, finendo per malattie come sensibilizzazione a eventuali allergie. Ma intolleranza generalmente noi intendiamo una reazione diversa dal normale. L'allergia invece è una specifica reazione antigene-anticorpo che provoca determinate reazioni a livello sia dell'apparato respiratorio che dell'apparato intestinale. Allora, le allergie più importanti da noi sono soprattutto quelle ai pollini e agli acari per quanto riguarda la sensibilizzazione all'apparato respiratorio, mentre per quanto riguarda le allergie alimentari, le più importanti sono da individuare qui in Italia, soprattutto per quanto riguarda il latte, l'uovo per quanto riguarda i bambini, mentre per gli adulti, soprattutto verso quelli che sono i frutti a guscio in generale, i crostacei, il pesce. Ma c'è senz'altro un maggiore controllo, però c'è anche una maggiore incidenza di dell'insorgenza di queste patologie allergiche. Perché? Perché gli studi ci dicono che sono delle malattie essenzialmente delle società progredite. Ecco, quello che io vedo in questi ultimi anni è la propagazione dei pollini di ambrosia e il riscontro di allergie di ambrosia che danno delle grosse problematiche respiratorie, e questo è un polline che cresce soprattutto lungo le rive delle strade e nei luoghi incolti. C'era un programma regionale di un po' d'anni fa che prevedeva durante l'estate degli sfalci periodici sia lungo le rive dei fossi e lungo le strade, che naturalmente in questi anni è stato disatteso. Sarebbe opportuno che i nostri amministratori rispolverassero queste norme e le attuassero. Probabilmente noi andiamo incontro a tanti stimoli a cui il nostro apparato immunitario una volta non era esposto. E la risposta generalmente è un po' differente perché problemi genetici, per problemi di inquinamento, sono sempre punti interrogativi su cui la ricerca sta cercando di dare delle risposte più convincenti. Per quanto riguarda le patologie respiratorie, invece c'è un raffreddore, una rinite insistente che non passa mai, che si presenta con determinate caratteristiche durante tutte le stagioni, oppure durante tutto l'anno. La difficoltà di respiro insorta e che può essere semplicemente dovuta magari a uno sforzo prolungato, e dice: ma ho il fiato un po' pesante. Per quanto riguarda invece le patologie intestinali, generalmente difficoltà di digestione, oppure coliche addominali ripetute o anche manifestazioni di orticaria. Per quanto riguarda le allergie respiratorie, generalmente sono i prick test, anche per le allergie alimentari, è il primo step, per casi più complicati anche test in vitro immunologici che hanno un'ottima attendibilità.